Ok ragazzine, avete un problema e noi siamo qui per risolverlo. Minchia. Ecco qua. Cipi cipi cipo. Oh, calmo. Ok, calmo. Oh, siamo saliti di livello, perfetto. Ottimo. Allora, non male perché si concatena bene. Non è sicuramente una cosa utilissima, ma meglio di nulla. Ecco qua. Ci siamo già liberati del lupo, che solitamente è il problema maggiore. Aia, che male. Colpisci. Però colpisci. Ti dispiace? Dove sei? Aia, bastardo. Ma porca puttana, ti devasto, eh. Ecco fatto. T'ammazzo, io stupido riccio. Ecco qua. Ancora, eh. Oh, calmo. L'ho visto che stava già per partire. Colpiscilo, Shiki! Ok. Penso che abbiamo finito, ce n'è ancora uno. Abbiamo finito, secondo me è una B. Una A? Perché mi sottovaluto così tanto? 500, 1000, 50. Beh, i soldi li stiamo facendo piano piano, eh. Penso che abbiamo risolto la situazione, no? Questo dovrebbe bastare. No, direi proprio di no. No, guarda, ne stanno arrivando altri. Cavoli, non funzionerà mai. Quelle due stanno continuando a tirarne. Mi chiedo quale sia il loro problema. Forse dobbiamo usare i meme? Ehi, Ai, sei libera la prossima settimana? Probabilmente sì, perché? Niente, lascia stare. Wow, senti tutta quella negatività. E se stesse attraendo rumori? Ricordi l'ultima volta? I rumori avevano preso il controllo del tecnico, perché era geloso. Ehi, hai ragione. Ma quelle due non sembrano possedute. Stanno soltanto richiamando i rumori. Ah, aspetta, ma certo. Se le aiutassimo a riappacificarsi, i rumori smetterebbero di arrivare. Fantastico, proviamo. Prima dobbiamo capire cos'è che non va. Beh, noi sappiamo cos'è che non va. Mina, davvero non sei andata a Shibuya ieri? Davvero, lo giuro. Smettila di chiedermelo, Ai. D'accordo, chi se ne frega. Sì, certo. Sta mentendo spudoratamente. L'ho vista con lui. Non la perdonerò mai. Se solo potessi provarlo. Dico sul serio, Ai, per favore. Ti credo. Ah, no, non è vero. Andiamo. Accidenti, mi ha beccata. E adesso glielo dico e basta? Proviamo. I biglietti. Forse dovrei davvero dirglielo. Ma mi sono impegnata così tanto per mantenere il segreto. Voglio che Ai sia sorpresa. Ok. Va bene, lo so. Cosa? Come ti senti? Forse dobbiamo andare a trovare Makoto. Non era qua da queste parti, Makoto? O era dall'altra parte? E niente, l'unica cosa che abbiamo è il signor demone. Proviamo il signor demone. Signor demone? Certo, perché non ci ho mai pensato prima. Dimina, che c'è? Hai mai sentito parlare di signor demone? Signor demone? Ah già, quel gioco magico di cui parla la gente a scuola, giusto? Quello che risponde alle tue domande. Vuoi provarlo?
Certo, sembra divertente. Stanno per usare signor demone. Neku, che dici, interveniamo? Ti sembra un demone? Perché no, ovvio. Ok, muoviamo la moneta e pilotiamo le risposte, se vogliamo che si riappacifichino. Ai deve sapere la verità. Cosa? Ma è molto rischioso. Ai sospetta di Mina, pensa che ci stia provando con il ragazzo che le piace. Se scopre che Mina ha mentito, la loro amicizia è finita. Esattamente, e Mina sta mentendo. Prima o poi Ai lo capirà, anche se noi la corporiamo. Faremo meglio a chiarire le cose adesso. Beh, non lo so. Mentire non è corretto. Forse è vero. Ok, signor demone ha un paio di regole. Del tipo? Primo, qualcuno deve evocare il demone. Oh, ci penso io. Va bene. Signor demone, dal potere egemone, se mi sei di fianco indicami il bianco. Vai verso il bianco. Si è spostata. E io vado verso il nero. No, vado verso il bianco. Ecco a te. Bianco? Bianco! Forte! La moneta si è spostata davvero. Quindi ecco, abbiamo detto se mi sei di fianco indicami il bianco. Ed è andato verso il bianco. Wow, questo significa che il demone è qui. Signor demone, riesci a crederci? I demoni esistono davvero. Esatto, e riconoscono le bugie. Che paura. Va bene Mina, prossima domanda. Cosa vuoi chiedergli? Perché non gli chiediamo di te? Di me, perché? Perché ti ho scoperto, pettegola. Te e Makoto, stronza. Signor demone, se Mina ha un ragazzo che le piace, indicami il bianco. Mina è una cotta per qualcuno, non è vero? Ci siamo. E io vado verso il rosso. Cosa? Il cancello? Il cancello? Cos'è? Ai? Il cancello significa nessuno dei due. Non ha nessun senso. Non importa, io so che sta mentendo. L'ho vista con lui ieri. E lei e Makoto insieme. Prossima domanda. Ai, non è da te. Signor demone, se Mina mi nasconde qualcosa, indicami il bianco. No. Cosa? Nero? Perché è nero? Ti prego, Ai, il demone sta mentendo. Ti ho vista. Cosa? Basta Mina, ultima domanda. Ai, ti prego, smettila. Signor demone, ieri Mina si è vista con Makoto e mi ha mentito a riguardo? Se ho ragione, indicami il bianco. Cazzo, ci ha visto. Cosa? Ai, lo sapevi? Oh, ci hai visti? Sì, sa tutto di voi due. Tu e Makoto e il vostro... Tieni. Cosa? Due biglietti? Com'hai potuto, Mina? Sapevi che mi piace Makoto. Mi spiace. Volevo solo essere d'aiuto. Cosa? Makoto vuole andare al torneo da Molko, ma non è riuscito a prendere un biglietto. Me l'ha detto ieri. Allora ho cominciato a contattare i miei amici. Sai, ho pensato, se fossi riuscito a tenere due biglietti... Oh, Mina, non... Vai a divertirti con Makoto. Li hai presi per me. Già, ora puoi provarci con lui. Mina, sono dispiaciuta. Ho frainteso davvero tutto. Non preoccuparti. È stata in parte colpa mia per averti mentito. Siamo amiche, cosa sarà mai un piccolo litigio? Già. Oh... Neku, i rumori si stanno diradando. Bene, finiamo il lavoro. Allora, è il momento di ammazzare tutti i rumori rimasti. Ammazziamo il lupacchiotto. Perfetto. Combinazione completata. Aia, che male. Aia, ma porca puttana. Sti ricci de merda. Colpiscilo. Bastardo. Ecco fatto. Io però credo che ce ne sia ancora qualcuno. Mi sembra strano che fosse solo un'ondata. Livello 3 per questa. Ah no, livello 2 per la numero 3. Che cacchio dico? Neku ha aumentato l'attacco. Yes.
Niente, già risolto. Aumento difesa. Oh, timer distrutto. Il timer è scomparso. Ah, missione completata. Sembra inoltre che Ai e Mina si siano ripacificate. Ehi, lascia che ti offra qualcosa, è il minimo che posso fare. Davvero, fantastico. Che ne dici di un gelato? Certo, andiamo in quel locale in fondo alla strada. Ok. Madonna, che venduta. Oh, hai visto com'è bello avere amici? No. Certo, ci si può scontrare di tanto in tanto. Ma la vita è più divertente in questo modo. Divertente, certo. Ogni volta che c'è una discussione si finisce per incontrarsi a metà strada senza però concludere niente. Cosa c'è di divertente nel lasciare che gli altri ti ostacolino? Non capisco l'utilità di un'amicizia costruita sulle bugie. Oh, Neku, non si mente per farsi degli amici. Sono d'accordo, non sarebbe giusto. Ma qualche volta c'è bisogno di dire una balla perché si è amici. Non tutti i segreti sono cattivi segreti. Lei è quella foto. Ehi, Neku, ieri hai detto che è meglio non avere amici. La pensi veramente così? Oh, Eri faceva di tutto per me. Non c'era niente che non potesse fare. Aveva un sacco di amici, tutti a scuola le volevano bene, perché era molto estroversa, e i completi che disegnava erano veramente belli. E grazie a Eri che ho cominciato a creare vestiti. Pensavo che la ragione fosse quel tuo maiale. È un gatto! Ah, ad ogni modo, mi ha visto fare Mr. Miao e poi ha detto: wow, sei veramente brava col lago. Così abbiamo cominciato a parlare e mi ha permesso di aiutarla a creare i vestiti. Le devo tutto. Mi ha dato uno scopo. Incontrarla, parlarle, conoscerla, ammirarla. Mi ha fatto desiderare di essere migliore. Rai mi ha detto di non sapere cosa vuol dire sognare e ora non lo saprà mai. Che tristezza, madonna mia. Neku, non è giusto. Lo so, anche io sono triste. Dobbiamo vivere più a lungo, per lei. Già, se avremo una seconda possibilità. Eh? Una seconda possibilità? Buongiorno, ragazzina. Chi è? Un demone. Esatto, ma non un demone qualsiasi. Sono Yodai Gashizawa, Game Master per delega. Game Master, quindi sei il capo? Di nuovo esatto. Quindi Raim è morta per colpa tua? Odio gli avanzi. Nessun giocatore sarebbe dovuto scampare al polpettone della distruzione di ieri. Sapete perché siete sopravvissuti soltanto voi? Perché siete forti. È un mondo molto competitivo. Una gerarchia logica, più o meno come la catena alimentare. Il più forte raggiunge la vetta e vince il gioco, mentre i deboli vengono lasciati indietro, come gli scarti. Come osi? Raim ha protetto Bit, la chiami debolezza. Rimangiati ciò che hai detto. Ammiro il tuo coraggio e la tua lealtà, ragazzina. Sei deliziosa. Un assaggio è necessario. Vediamo se sei buon cibo per i rumori. Oh, è aumentata la classifica. Allora, scappa un attimo. In alto. Perfetto, colpisci. Ok, scappa. Catena. Aia, l'abbiamo rischiata un attimo. Guarda che adesso, bene o male, stiamo riuscendo a concatenare tutto. Catena. Attacco dall'alto. Colpisci Shiki. Calmo. Aia, che male. Bastardo. Colpisci. E attacco sincro. Così lo distruggiamo. Allora, cerchio. Poi, qua. Questo qua. Dov'è? Eccola. Vabbè, 2x6. Non è male. Dovrebbe essere morto. Tra l'altro... calmo.
Ma come ha fatto a colpirmi? Come ha fatto a colpirmi con la manata che ero dietro? Penso fosse un attacco ad aria, per quello alla fine ci è riuscito a prendere. Minchia, voglia che sto bene. Vediamo. Grado C. Non era granché effettivamente. 1000 yen soltanto. Peccato. Aumento attacco. Riprova le battaglie. Ti permette di recuperare da un game over. Oh. E riprovare la battaglia che hai perso. In caso di battaglia a catena, ricominciare dal primo round. Di sexy. Trascina ostacoli come autoinsegna e infligge danno a contatto. Non male, ma niente di eccezionale. Vedo che ho affondato i miei denti in qualcosa di buono. Non perderemo mai contro di te. Pagherai per ciò che hai fatto a Rhyme. Purtroppo sono pieno per oggi. Sono venuto qui solo per incontrarti, ragazzina. Io? Perché? Per vederti più da vicino, ovviamente. Te e l'invidia nera come il carbone sotto il barbecue del tuo cuore. Non capisco. Oh, sul serio non capisci? Non puoi imbrogliarmi. Conosci i tuoi sentimenti, perciò li nascondi. Parli di lealtà, di sogni e di amicizia. Non sono altro che un coperchio sotto la tua gelosia bollente. Che cazzo stai dicendo? Oh, chissà quanto odi te stessa. Hai esattamente ciò che hai sempre voluto. Ma non è abbastanza, giusto? Nessuno ti vuole bene, ma non ti puoi amare da sola. Perciò l'invidia ti consuma. Basta! Quell'invitante rivestimento di zucchero non può addolcire l'egoismo che è in te. Credi di essere più importante di chiunque, ed è da qui che nasce la gelosia. No, io non so. Lo sei, e lo sai. Per quale altro motivo il tuo biglietto d'ingresso sarebbe stato... Basta, non dirlo! Questo complesso è un'ammaccatura sul pomodoro della tua anima. No, io sto soltanto... Non cambierà nulla se ti sarà restituita la vita. Continuerai a odiarti e a essere gelosa di chiunque altro. No, per favore, basta! Restituire la vita? Di che diavolo stai parlando? Sei morto, non lo sapevi? Io sono morto! Tutti i giocatori lo sono. Il gioco dei demoni è un esame per vedere chi è degno di una seconda possibilità. Che cazzo stai dicendo? E ora vi saluto. Ci vediamo il giorno 7. Non andatemi a male. Stammi bene, ragazzina. Puff, e via andò. Sono morto. Come? Quando? Sono morto. Empty Urban Legends. Chapter closed.